Come abbiamo detto prima, ecco, oggi finiamo il tempo di Pasqua che durava 50 giorni. 50 giorni fa abbiamo celebrato la Pasqua e Gesù ha promesso di mandare lo Spirito Santo e pensate un po', no, che Gesù era qui sulla terra soltanto 33 giorni, poco, poco. E poi dopo 33 giorni è andato via. Però ha lasciato lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo è l'anima della Chiesa. E la Chiesa è il corpo mistico di Gesù Cristo, come Papa Pio XII ha detto nel suo enciclico. E io ho partecipato ieri notte alla veglia pasquale e abbiamo letto 8 letture, fra le quali c'è uno di Ezechiele che parlava di, c'erano questi ossi morti e si sono messi insieme, hanno messo carne, però era ancora morto finché è arrivato lo spirito del corpo. Come voi sapete, quando una persona muore, si muore quando l'anima separa dal corpo. Così il corpo muore. Senza l'anima il corpo è morto. E così anche la Chiesa. La Chiesa non era la Chiesa finché è arrivato l'anima, lo spirito della Chiesa, che è lo Spirito Santo. Così oggi è anche il compleanno della Chiesa, la nascita della Chiesa. E così questo incredibile corpo, pensate un po', no, che Gesù aveva due nature, aveva natura umana e divina. E così anche il suo corpo, la Chiesa, è umano e divino. Tante persone, si vede nei secoli, avevano tanta difficoltà che c'era tante difficoltà perché hanno visto la parte umana della Chiesa. No? Guardate la storia della Chiesa. Quando tante persone hanno visto peccatori nella Chiesa, hanno detto allora io vado via. E si dimentica facilmente che Gesù ha fondato la Chiesa non con 12 angeli da cielo perfetti, ma 12 uomini peccatori, come me. E questo fa parte della prova di arrivare al paradiso, perché nonostante che ci sono tanti peccatori dentro, Gesù ha promesso, ha lasciato i tesori più grandi che non si può immaginare, cioè i sacramenti e la guida del Papa e i sacerdoti e i vescovi in unione con il Papa. E così, ecco, questo divino e umano. Abbiamo letto anche ieri nella veglia, la prima lettura è la torre di Babele. No? In Genesi si legge che hanno costruito questo torre di Babele, volevano essere come Dio nella superbia. Invece oggi, nella prima lettura, abbiamo letto che San Pietro è uscito dopo Pentecoste e ha parlato nella sua lingua e tutte le persone da tante lingue hanno tutti capito, perché era lo Spirito Santo che è lo Spirito dell'unità. Tutti hanno capito. La superbia è lo spirito della disunità, del diavolo, invece lo Spirito Santo unità e tutti hanno capito. E guardate, io come abbiamo detto altre volte, oggi più che mai nella storia del mondo ci sono tante persone che stanno costruendo di nuovo un nuovo torre di Babele. Il più grande nella storia del mondo, con tanta pazienza e tanto lavoro che non si può immaginare. Ci sono tanti, ho letto alcuni articoli l'altro giorno, che ci sono tanti gruppi che sono contro Dio, che stanno unendosi per costruire questo torre di Babele e loro credono finalmente possiamo mandare via
questo stupido pensiero di Dio e comandiamo noi. Ci sono tanti diversi, come voi sapete, la massoneria, ma anche questa cosa qua che sta prendendo le cose dei governi, che si chiama il nuovo ordine mondiale. Vogliono creare un mondo secondo loro, perfetto, secondo la loro intelligenza e sapienza, ma senza Dio. Senza Dio. E come voi sapete, come anche la Madonna di Fatima ci ha spiegato, quando meno persone pregano, sempre meno pregano, e sempre meno persone vivono i 10 comandamenti, secondo Dio, non secondo la nostra testa, ma secondo Dio, le forze del male hanno più potere. E queste forze del male prendono incarnazione nelle strutture, hanno preso ormai veramente i motori della cultura, mass media, le scuole, istituzioni religiose, religioni. E stanno prendendo sempre più, arriveremo fino a quel punto che sarà proprio fra pochi anni contro la legge di parlare di Gesù Cristo in pubblico. Così stanno veramente costruendo questo torre di Babele, perché queste persone che stanno costruendo quello hanno tutti soldi, petrolio, le banche, i computer, satellite, microchip e le bombe nucleari. Però, Dio piace di schiacciare la testa del diavolo, di Satana, con i più piccoli, gli umili. Dio piace tanto. Dio ha dato tutti questi prepotenti, tutti questi poteri, ogni cosa, ma alla fine, come la Madonna a Fatima ha detto, alla fine il mio cuore immacolata trionferà. E Maria trionferà con le persone piccole che seguono Gesù con Maria la mamma. Perché Maria, come la mamma, ci aiuta a diventare bambini. Così Gesù può usare come strumenti nella semplicità. Veramente facciamo grandi cose nella semplicità. Guarda Maria. E arriveremo al punto fra poco tempo che le parole di Gesù nel Matteo 24... arriveremo al punto che sembrerà che le forze del male hanno vinto tutto. E è scritto nel Vangelo Matteo 24 che perfino gli eletti saranno ingannati, e poi è scritto in parentesi se fosse possibile. Stiamo arrivando al buio, alla crocifissione della Chiesa. Sarà molto difficile. Ricordate, 2000 anni fa, quasi tutti sono abbandonati Dio, Gesù sulla croce. Oggi sarà uguale. Quando la Chiesa sarà crocifisso, il Papa Paolo VI ha detto che il gregge che rimarrà fedele a Gesù quando in questo periodo sarà, ha detto, molto, molto piccolo. Le persone che rimarranno fedeli a Gesù in questo periodo saranno quelli che hanno pregato tanto, così sono pronti per martirio. Pronti di soffrire e morire per Gesù. Quanti di noi oggi siamo pronti di subire il martirio? Ecco, la Grecia come sarà molto piccolo. Vorrei leggere queste belle parole di San Luigi di Montfort, molto bello questo. Sapete che anche San Luigi di Montfort ha parlato di questi tempi a causa che i tempi sono molto più difficili, più forti, quelli che rimangono vicino allo Spirito Santo, Gesù, Padre e Maria, diventeranno santi più grandi che nel passato. San Luigi di Montfort ha detto, parlando dei nostri tempi, ha detto che i santi in questi tempi saranno come i cedri di Libano davanti ai cespugli. E poi, ascoltate queste parole, c'è un bel libro, vorrei tanto incoraggiarvi tutti di comprare, che San Luigi di Montfort ha scritto, si chiama Il Trattato della Vera Devozione a Maria. Papa Giovanni Paolo II ha detto che ogni volta che leggi questo libro, lui dice, scopro nuove cose, è così profondo ma semplice. Comprate una copia, si trova facilmente questo libro. In questo libro, lui ha scritto, San Luigi di Montfort,
lo Spirito Santo vola dove trova Maria, sua sposa. Cioè all'incarnazione Maria è diventata la sposa dello Spirito Santo. E quando noi abbiamo una bella devozione a Maria e cerchiamo di imitare Maria, San Luigi di Montfort ha detto che lo Spirito Santo vola a noi. Così rimaniamo vicino a Maria e lo Spirito Santo viene, perché lo Spirito Santo vuole stare con la sposa Maria. E poi questa anche di rimanere umili, diventare bambini, perché ci vuole una mamma per diventare bambini. Ecco, Maria è la nostra mamma. Così in questa lotta cosmica che Papa Giovanni Paolo II ha chiamato questo, di stare vicino anche ai sacramenti. Sapete che 90 anni fa, quando hanno fatto quella rivoluzione in Spagna, una delle prime cose che hanno fatto è di ammazzare 4.000 sacerdoti per togliere l'Eucaristia. L'Eucaristia è la nostra forza. Io leggo questo nel Catechismo numero 409 per capire veramente siamo in una battaglia, come Papa Paolo ha detto. Questo del Catechismo è scritto: tutta intera la storia umana è infatti pervasa da una lotta tremenda contro le potenze delle tenebre. E tante persone non vogliono pensare. Noi siamo in una lotta qui sulla terra per decidere dove passeremo l'eternità. E così, ecco, adesso dobbiamo anche ringraziare in questa festa oggi tutti i nostri nonni e bisnonni e bisnonni, perché a causa che loro hanno vissuto la loro fede, anche ha dato la loro vita per la fede è arrivata a noi oggi, perché Dio agisce attraverso persone, peccatori come noi. E dobbiamo ringraziare i nostri antichi, le persone che hanno vissuto la fede, per passare la fede a noi oggi. E adesso noi abbiamo la bandiera. Siamo noi con la bandiera e noi dobbiamo vivere. E noi dobbiamo avere la fede così forte che siamo pronti di morire per questa bella sposa dello Spirito Santo, la Chiesa, la sposa di Gesù. E se noi siamo pronti di morire per questa, la sposa di Gesù, allora i nostri nipoti avranno anche loro la fede a causa di noi. Così viviamo bene bene, perché lo Spirito Santo è il santificatore. Quando eravamo piccoli nel catechismo, sono sicuro che i catechisti hanno insegnato per un modo semplice: Dio Padre è il creatore, Gesù Redentore, lo Spirito Santo santificatore. Lo Spirito Santo santifica ognuno di noi individualmente se abbiamo umiltà e disponibilità con l'aiuto di Maria, e anche il corpo, la Chiesa. Così chiediamo oggi per lo Spirito Santo. Chiediamo a Maria di stare vicino, così lo Spirito Santo vola da noi, così anche fra tanti anni sarà ancora la Chiesa, merito che abbiamo corrisposto con le grazie con lo Spirito Santo. Così a tutti voglio dire oggi buon compleanno, perché oggi è il compleanno della Chiesa e noi siamo la Chiesa. Per tutti noi qui presenti e per tutti i cristiani, che viviamo bene la nostra fede con la preghiera, i sacramenti, con Maria, per renderci disponibili di accogliere, ricevere lo Spirito Santo, perché è offerto, ma dobbiamo fare la nostra parte di avere quell'umiltà e fede. E così lo Spirito Santo viene anche dentro di noi per poter santificare ognuno di noi, di diventare non piccoli santi, ma grandi santi.
che santifica la Chiesa, perché Dio ha su ognuno di noi un grande disegno, un disegno più grande che si può immaginare. E se noi siamo disponibili, se ci fidiamo più a Dio che a noi stessi, lo Spirito Santo giorno per giorno può aiutarci di far realizzare quel grande disegno per ognuno di noi, più grande che si può immaginare, che scopriremo dopo la morte in paradiso. Per questa grazia di ricevere lo Spirito Santo e di corrispondere con le sue ispirazioni dello Spirito Santo, preghiamo, per questo preghiamo. In questa preghiera cerchiamo di immaginare Dio, la Trinità, Padre, Figlio, Spirito Santo, che l'amore fra Dio, Padre e Gesù è così incredibile e grande che procede una persona, quell'amore è una persona, lo Spirito Santo. E sapete chi è dentro la Trinità? Più di 60 anni fa c'era una persona molto dura, comunista, e voleva ammazzare Papa Pio XII. Lui era veramente programmato di ammazzare il Papa. A un certo punto, un posto a Roma che si chiama Tre Fontane, dove hanno tagliato la testa di San Paolo, la Madonna è apparsa a questo uomo. E a quel punto lì, questo uomo si è convertito totalmente. E poi dopo ha visto Papa Pio XII, ha detto che io pensavo di ammazzarti. E poi una delle parole in questa rivelazione era che la Madonna ha detto che io sono la Madonna dentro la Trinità. Dentro. Così con questa bella immagine, Padre, Figlio, Spirito Santo, con la nostra mamma Maria dentro la dentro la Trinità, diciamo questa preghiera. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta mi raccomando, adesso tocca a noi di portare avanti la bandiera, vediamo bene, pronto di dare la vita per Gesù e Gesù nel fratello, così i nostri bis nipoti avranno la fede e così anche loro fra tanti anni come noi oggi possiamo dire come Chiesa, buon compleanno. Il Signore sia con voi. Benedica Dio, Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace, alleluia, alleluia.